questa sezione dell'elogio funebre della zia Giulia, Cesare ricorre a tre pronomi indefiniti. Il primo è quidam, che significa un tale, un certo, et etiam nunc quidam vetat, ed ora e anche adesso un tale lo vieta. Il secondo è aliquis, da aliquis aliquid, che significa qualcuno. Aliquis immodicet inumanum, anzi qualcuno dirà che è inumano. Il terzo è quis, da quis quid, che significa qualcuno, e che è usato dopo la congiunzione condizionale si, che corrisponde al nostro se. Si quis vetet, dicat, se qualcuno lo impedisse, lo direbbe. Si tratta, in tutti e tre i casi, di pronomi indefiniti, cioè di pronomi che indicano in modo generico l'identità, la quantità o la qualità di persone, animali o cose. Come in italiano, così pure in latino accanto ai pronomi esistono anche gli aggettivi indefiniti. Un esempio è la forma cuiusdam, fuit Julia uxor cuiusdam Mari. Giulia è stata la moglie di un certo Mario. La forma cuiusdam è il genitivo singolare di quidam, quedam, quoddam, un certo, un tale, usato in funzione di aggettivo. In questo video ci concentreremo sui pronomi e sugli aggettivi indefiniti più comuni di senso positivo, vale a dire i pronomi e gli aggettivi che possiamo tradurre con qualche, qualcuno, alcuno, un certo, un tale. Ne esamineremo tre. Il pronome aliquis, aliquid, e il corrispondente aggettivo aliqui, aliqua, aliquod. Il pronome quis quid e il corrispondente aggettivo qui que quod. Il pronome quidam quedam quiddam e il corrispondente aggettivo quidam quedam quoddam.